No, c'hanno quattro. Vabbè, hanno quattro medikit. Completamente inutili contro di me. Ottimo. No, in live non si possono fare tutte. Posso provare a fare degli overexplain. Cioè a cercare di overexplainare quello che sto facendo. Chiaramente, però, al costo del gameplay. Perché il gameplay ci riperde un po'. Perché il fatto che devo stare concentrato a spiegare ogni singola azione che faccio, il perché la faccio, il dove, il come, eccetera. Perdo un po' ovviamente nella concentrazione della partita. L'over explain. Il mansplaining faccio, Dante, se vuoi. No, comunque sì, over explainare. Presto nei migliori cinema. Meglio spiegazione del gameplay, secondo me. Sì, beh, ma un po' lo faccio già, però è proprio l'over explain. Cioè, per esempio, il dirti, ok, adesso vomito i generatori perché così quando toccano i generatori... Se so che è passato se sono passati in questi tre generatori. Quindi adesso posso vomitare qua e allontanarmi per X secondi, adesso non mi ricordo quanti. So che se uno dei quattro survivor si ammala... vabbè, ecco, questo è perché di solito non gioco i totem, però vaffanculo. So che hanno toccato uno dei gen su cui ho vomitato. Ciao Sky Dragon, adesso non riesco troppo a leggere. Oh, qualcuno tipo è stato avvelenato, vedete? Quindi se io torno indietro so che uno dei gen di questi qua in teoria è stato toccato. Non sento niente perché era... Eccolo lì, vedete? C'è anche qualcuno lì. Non so quale. Sì, però stanno già andando al totem. Qualcuno si è già full avvelenato. Ha tirato giù sfortunatamente il coso. Si svomita sempre per cercare di fare il primo danno, così che... Perché Bloodfavor era in cooldown? Ok, si baita, si cerca di fare il bait in modo tale che ha cercato di voltare. Comunque non era un safe pallet, questa era abbastanza tranquilla come pallet, era abbastanza facile da loopare. Il problema è che hanno già distrutto il primo totem, spero che non trovino il secondo in fretta. A breve comunque un generatore dovrebbe partire, perché appunto una era avvelenata. Deve essere uno di quelli tre lì. Perché sono gli unici su cui ho vomitato all'inizio. Eccoli lì infatti, li ho visti. L'ho vista. Comunque sarà al 90% quel gen. Poco di più, sì, poco di meno. Tra il 90 e l'80. Però è ferita comunque, quindi... giù col pallet. O light o balance landing. No, forse balance landing non era abbastanza alto. Ovviamente facendo l'over explain, ragazzi, non posso neanche. Adesso lo sto facendo giusto per darvi un'idea. Non posso stare a controllare troppo la chat. Però cerchiamo di fare eccolo qua, un bait. Abbiamo camminato all'indietro in modo tale che non vedesse la red stain davanti. Perché come killer, quando cammini, hai una stain davanti che mostra verso dove stai guardando. Camminando all'indietro la nascondi, quindi prima di arrivarci. Quindi diciamo che aiuta. Il potere della plague è uno dei più forti. Però adesso andiamo a rompere il generatore quello lì. Anche se probabilmente lo libereranno. Ed è una piccola perdita di tempo. Però, dato che era l'unica che stava lavorando a questo generatore, quella che adesso è stata uncinata, è probabile che nessun altro survivor ci arrivi nelle immediate prossimità, diciamo. Quindi dovrebbe regredire un po'. Adesso possiamo andare a loro di nuovo. Meg è questo. Questa è Meg, che mi sa che ha visto il totem. Ok, l'abbiamo avvelenata. Vuol dire che al prossimo hit va giù diretta. Boh. E ci pigliamo un altro stage così. Hai sboccato sul gancio? No, sul gancio non serve sboccare se il survivor è già sboccato. Mettiamola così. Ok, qualcuno è stato avvelenato. Vuol dire che ha toccato quel gen. O sta curando uno dei survivor. No, non può star curando questo. Che cazzo dico? Vuol dire che sta facendo quel gen lì, probabilmente. Visto? È entrato in broken status. Facciamo un mezzo bait qui. Nascondiamo la stain. È stata brava. Però non abbastanza. C'è un'altra persona qui in teoria. Perché quella che si è... che è andata in broken dovrebbe essere comunque nei dintorni. È andata a salvarla. Ok.
Ok. Ok, lui è andato a su. Qualcuno è corso di là. Scusa, è eterno! Ciao! Oh. No, non sono riuscito a bloccarlo nell'angolo. Sputiamoli un po'. Ah, se riusciamo... No, non è andato in broken. Ok, abbiamo fatto finta. Perfetto. Ora non può tirare giù per il Blood Warden. Vedete, non può tirare giù questo pallet per il perk che ho. Che non si chiama Blood Warden, ma si chiama... Blood Echo. Non mi ricordo come cazzo si chiama il perk a sinistra. E ne abbiamo due appesi vicini. Quindi ottimo. L'hanno liberato qui mentre ci sono anch'io. Ora non so quale dei due è una e quale del due è l'altra. Ok, lei è quella che non ho ancora toccato. Nah, ci ho provato. Non ci sono arrivato di poco. Hanno distrutto il totem, va bene. Mi è servito abbastanza comunque per ora. Anche se adesso siamo in meno. Tanatofobia sulla plague è molto forte. Per il fatto che se si cleansano come stanno facendo, per me è molto vantaggioso perché il potere è molto più forte. Perfetto, baitata. È molto più forte il vomito rosso che il vomito normale. Favore di sangue, grazie. Finalmente più rilassato, nice, buono, furfante. Sto cercando di fare un piccolo overexplain per farvi capire come funziona, come dovrebbe essere fatto. Però ovviamente non è facilissimo seguire anche il gioco bene e la chat, cioè non riesco a fare tutto. Quindi o spiego bene quello che sto facendo o vi leggo in chat, quindi farò un po' e un po'. Abbiamo preso il sangue in modo tale che si stanno cleansando, si sono cleansati lì, perché prima non lo era fatto. Questo generatore comunque ancora non è completato in tutto questo, quindi è ottimo. Vediamo un altro calcio. Perché tanto se vogliono riprenderlo devono sboccarsi. Vanno al save. Comunque per salvare devono sboccarsi. Quindi comunque è sempre vantaggioso per me che si cleansano. Perché comunque ho sentito qualcuno qui. Cosa è stata questa esplosione? Non è vero. Oh. Andiamo indietro. Non è facile hittarlo ogni tanto il vomito di sangue, ma è veramente più forte. Dovrei anche attivare il pentimento adesso. Non riesco a usarlo sfortunatamente bene. Ah, oh, l'ho hittato, ok, meno male. Almeno l'ho hittato. Abbiamo un altro sbocchino lì, quindi adesso noi la sbocchiamo questa, se riusciamo un colpettino proprio. Perfetto. L'abbiamo sboccata e poi l'abbiamo grabbata, va bene. Perdita di tempo in meno sul fatto di raccoglierla. Ciao Scar, buonasera. Per un'ottima spiegazione, grazie. Allora, l'abbiamo sboccata. Ah, mi hanno cleansato troppo, cazzo. Ecco, questa è una cosa che non dovrebbe mai succedere. Devi stare attento a non farti cleansare troppo. Devi prendere il sangue ogni tanto, perché mi ha attivato automaticamente il potere. Però adesso attiviamo. Dai, l'ho mancato di un centimetro. Nice hit. Perfetto. Slaghino. Quello è anche morto, volendo. Ha recuquittato, ma che due coglioni. Volevo farle il Mori, ha recuquittato col Mori. Che stronza. Se ti stunnano mentre hai il potere di sangue attivo... te lo tolgono, quindi bisogna stare attenti. Vabbè, niente. Porca troia. Comunque, sono scarzo. Allora, la loopiamo di qua. In modo tale da rompere il pallet. Così che è zonata, è bloccata nella zona di là. E non ha un punto di fuga effettivo. Bisogna sempre cercare di farlo quando si riesce a sta cosa. Vai giù. Questo dovrebbe essere dead, tra l'altro. No, scherzavo. Scusate per la mia assenza, ma sono stato occupatissimo. Tranquillo, Scar, non ti preoccupare. Se scavetta fai più punti. Vabbè, ma io volevo fare il... volevo ucciderlo comunque qualcosa. Sei scarzo, esatto, sono molto scarzo. Però non sono stato scarzone, almeno. Allora. Quella comunque è vomitata, adesso. Calciamo i gen. Probabilmente c'è qualcuno qui.
Sì, perché ha rotto quello lì. Probabilmente c'è qualcuno in questa zona che tra poco va al save. Però devo andare a proteggere anche questo gen. Che ancora non è stato toccato, perfetto. Ho praticamente un trigen qui, quindi non possono più fare niente probabilmente. Devono fare una scelta, perché posso stare vicino in tutti e tre i generatori in un secondo. Se li toccano lo so, perché si avvelenano, si vomitano. Se va al save sono comunque nei dintorni. Perfetto, quello qua. Lei lasciamo andare. Dovrebbe esserci. Ah no, se li... No, what? Perché non si è vomitata? Che era... Solo sei in broken. Adesso mi è venuto il dubbio. Solo sei in broken. Perché non si è vomitata? Forse dovevo vomitarla io. Non so, mi è venuto il dubbio adesso. Si è cleansata lì. Ok. Dovrebbe essere quasi... Quasi pure questa in broken ormai. Prendiamo il sputo di sangue. Ci sta Scar. Si stanno cleansando ogni due secondi, ma... C'è il sasso, non potevo evitarlo. Colpire e rompere lo snowman. Fatto. Ok, una è andata in broken. Eccola qui, quella in broken. Due a terra. Prendiamo un'altra corruption, giusto per. Perfetto, l'ultima lì. Dove sarà andata? Sarà andata a salvare. Oh, quella aveva. Mi sa che ha unbreakable. Si è alzata da sola. L'ho vista dove è andata. Vabbè, ammazziamola a sto punto. Mentre salva l'altro, li lasciamo in due invece che in tre slaggati. Quasi. Perfetto. E kill. Basta. Mi ha detto anche che il tuo serpente preferito era il boa arcobaleno. Aspetta, che mi sono perso. Queste cose non si dimenticano. Tra l'altro sta rattando così forte che non sta neanche alzando il tipo per terra. Incredibile. Pagliaccio. Sei un pagliaccio, sei. Non c'è il coso della botola, quindi muori pure su di lei. Avrei fatto un 4 more game. Peccato. Ah, bello questo muore in mezzo alle fratte. E niente, GG l'ha vista. Non c'è nient'altro da aggiungere. Ora sto solo nel trovare la tipa. C'aveva pure i corvi in testa, talmente tanto era hack. Che pagliaccia, mamma mia. Ah, una cosa che magari non sapete tutti, l'ho fatto in un video di recente. Guardate queste statue come guardano verso dietro, no? Se io adesso mi giro, guardano tutte di me. E se adesso vado di qua e mi giro, guardano me. Guardano me. Guardano me. Guardano me. Super creepy sta cosa. Guardano tutti me. Non so se è come Survivor uguale. Ma dove sarà il tipo a terra? Dai, su via, dov'è il signorino? Vabbè, qua sta solo nel cercare il tipo, quindi non c'è neanche molto altro da spiegare. Potrei anche stare sulla botola e stare AFK sulla botola senza accenderla. Nel caso avesse tipo adrenaline. Se la trovo. E aspettare che muoia. La botola è qua. Facciamo lo stesso perché non mi interessa, però. Ah, c'ha adrenaline. Ecco proprio quello che intendevo. Se adesso è su una porta, scappa, però. Avrei potuto tranquillamente stare AFK e aspettare. Se mi scappa non mi cambia niente. Tanto nella mia testa e nel mio cuore io so di aver vinto. È già la porta, infatti. Era una delle opzioni, sapevo che poteva succedere. L'ho fatto solo per velocizzare il gioco. Peccato per lo scavettino. Quello lì è quello che mi è dispiaciuto di più. Neanche arcobaleno, non proprio, dai, Scar. Quattro medikit completamente sprecati. Questa è la cosa che più mi ha divertito. Che avevano tutto, guarda, tutta la build sui medikit. Streetwise, build to last.
Questo aveva tutto per l'on survival per scappare.